Siamo qui oggi a farvi conoscere gli artificiali da slow pitch, tecnica che ha preso piede da qualche anno anche nel nostro continente, importata dal Giappone. Abbiamo qui con noi i modelli più usati per questa tecnica di pesca. Abbiamo dal modello S, l'R, i long. In ultimo abbiamo due novità direttamente dal sollevante, i nuovi artificiali della Sea Falcon, che hanno una forma più penetrante dei classici artificiali che abbiamo usato finora della Palms. Questo è l'R, vedete la sua forma, poi entreremo nello specifico. Questi sono gli S. Questo è l'attacco di un pesce e poi abbiamo gli L sta per long. Cominciamo dal modello S. Il modello S è quello che io utilizzo molto più frequentemente, perché proprio dalla forma, come possiamo vedere, con il peso più accentuato al centro e con una forma molto più larga, fa sì che la penetrazione dell'acqua è molto più rallentata, aumentando lo sfarfallamento dell'artificiale in discesa. Quindi fa una discesa molto frenata e a questo andamento, come dicono i giapponesi, affoglia. Questi sono artificiali, questo che mano io è un 150 grammi, che lo utilizzo su fondali anche fino a 120-130 metri di profondità, e per le correnti che abbiamo noi sul nostro mare diciamo che è un artificiale che sta abbastanza in pesca, anche in profondità così abbastanza elevate. Certo, anche il filo fa la sua parte, e quello è un discorso che andiamo a affrontare in un'altra sessione. Come potete vedere, guardate, questo qua pure è un altro artificiale S, 130 grammi, nonostante la forma più raccolta, il peso dell'artificiale è sempre sbilanciato verso il centro, avendo la schiena molto liscia, per far sì che il peso maggiormente scende per così e fa l'effetto foglia. L'effetto foglia simula anche un pesce in difficoltà che cade liberamente giù verso il fondo del mare. Io questi adesso sono armati soltanto con degli assist soltanto sulla testa, per mia comodità, perché le prime cale che si fanno direttamente in pesca sondiamo il fondo del mare, per far sì, se sono per esempio un relitto, una secca molto, molto afferrante perché ricca di sporgenze, peschiamo solo con gli artificiali in testa. Dopodiché mettiamo il secondo assist. Secondo assist che, oltre ad avere un potere più catturante, in quanto il pesce quando aggredisce sempre questa parte qui, rimane più facilmente ferrato sugli ami, far sì anche che in fase di discesa abbia un effetto paracadute. Il modello S della Palms lo rivediamo un'altra volta, dopodiché passiamo al modello R. Questo è il modello R, due colorazioni, faccio vedere, questo è un 150 grammi, questo è un 130. La particolarità degli artificiali modello R della Palms è proprio lo sbilanciamento del peso. A differenza della S, che il peso dell'artificiale è bilanciato su tutta la dimensione dell'artificiale, l'R lo ha più sulla parte inferiore dell'artificiale. Perché è fatto così questo artificiale? Questo artificiale è fatto così perché in presenza di forti correnti o di raggiungere il fondo più velocemente, perché magari abbiamo delle piccole mangianze a metà acqua che potrebbero infastidire la nostra azione di pesca, con questo artificiale andiamo giù molto più profondamente.
e l'azione di pesca di questa artificiale è differente dalla S. Mentre la S scende giù a foglia morta, così questo scende proprio in verticale, e al momento che entra in pesca l'azione di questa artificiale non sarà in orizzontale come la S, ma sarà semi verticale, così, quindi ha un'azione di pesca quasi verticale sbilanciata da una parte. Questi sono i modelli R. Da questi passiamo alla forma più allungata, i slow blood cast L. Qui abbiamo un 100 e un 130. Anche avendo una forma molto allungata, la distribuzione del peso viene fatta sempre per la lunghezza dell'artificiale, per far sì che anche avendo una forma molto lunga, questa artificiale ha sempre l'azione del precedente fratello più piccolo dell'S. Quindi la sua azione di pesca sarà sempre con una discesa sfarfallata, e anche quando si faranno delle leggere picciate per entrare in pesca, l'artificiale non lavorerà mai in verticale, ma lavorerà sempre in orizzontale. La tipica caratteristica dell'affondamento a foglia che imita un pesce in difficoltà. Questi sono gli L. Una volta presentati gli S, gli R e L, andiamo a presentarvi una novità direttamente dal sollevante. Sono delle slow blood anche queste, di una delle case più importanti in Giappone, la Sea Falcon. È un'azienda riconosciuta anche dal governo giapponese come manifattura direttamente in Giappone. Possiamo vedere le differenze fra i due artificiali. Questo proprio è fatto a forma di osso di seppia, quindi molto tondeggiante. Questo ha dei riporti che, oltre a creare delle vibrazioni, fanno sì che l'artificiale scende molto più diversamente di questo qua. La forma di sossata al centro, una è più accentuata e una è molto più liscia. Sempre colorazioni molto sgargianti e molto vistose. Quello che vi abbiamo presentato oggi è una carrellata degli artificiali che si utilizzano al 90% per le pesche slow fish nei nostri mari.